di Bologna e Chiappinelli. Un autentico spettacolo nel cuore di Arezzo con i campionati italiani 10 km su strada di podismo. L'arrivo era in via Roma con un percorso disegnato su un circuito nel centro cittadino. Con l'organizzazione dell'Unione Polisportiva Policiano, con in testa Fabio Sinatti, la giornata è stata uno spettacolo tecnico e di pubblico. Sia con i giudici, con il delegato tecnico che è riuscito veramente a fare una cosa grande, con la collaborazione anche della Polizia Municipale, di tutto lo staff della Polisportiva Policiano e anche di altri volontari della racchetta, siamo riusciti veramente a focalizzare un po' tutta la sintesi della manifestazione e questo ci ha permesso di raggiungere, direi, un obiettivo importante, quello proprio di arrivare alle 18:15 con un grande spettacolo, presenza massiccia da parte del pubblico, atleti fantastici che hanno dato vita a un agonismo sano fino all'ultimo centimetro e questo ovviamente ha permesso di far assaporare alla città di Arezzo un grande spettacolo di atletica. Nuovi campioni nazionali per le categorie più attese, Francesco Guerra in campo maschile e Valentina Gemetto in quello femminile. Belle le gare anche nelle categorie giovanili. Circa 800 atleti, circa, ma direi che ogni gara, da quelle anche della categoria allievi, che di solito ne vediamo pochissime anche partecipare, sono state partecipate. Quindi, a detta anche di molti, è stato il campionato italiano più partecipato degli ultimi anni. Signori, un grande tempo nei 10 km, grande tempo. 41-43.